Il maestro veglia sul paese, quietamente seduto su uno scranno. Davanti a sé, in fondo alla piazza, la collegiata dedicata all'apostolo Bartolomeo, XIV secolo, gotico lombardo. Alle sue spalle la residenza dei Pallavicino, signori del luogo dal X secolo fino alla fine del Cinquecento, quando la città passa sotto il dominio dei Farnese nel Ducato di Parma e Piacenza. Una rocca dell'XI secolo, riedificata in stile neogotico a metà dell'Ottocento e completata più o meno quando Verdi componeva il Don Carlos. Ma il Verdi bronzeo di Luigi Secchi, realizzato per il centenario della nascita nel 1913, sembra guardare lontano, oltrepassare il Mastio per perdersi nella bassa Emiliana, lungo le sponde del grande fiume, negli spazi che lo hanno visto bambino alle prese con le prime esperienze musicali. Era nato in un certo senso come cittadino francese in quel 10 ottobre del 1813, o meglio, come cittadino di un dipartimento dell'impero napoleonico, perché da qualche anno Busseto e il suo territorio, con il Ducato di Parma e Piacenza, era stato annesso alla Francia. Ed in francese viene redatto l'atto di nascita del piccolo Giuseppe Francesco Fortunino. Verdi nasce nella frazione di Roncole, o Le Roncole, poche case a un paio di chilometri da Busseto. Ecco la sua casa natale, quella in cui cresce con i genitori, una famiglia di piccoli possidenti e commercianti piacentini. Il padre, Carlo, è un oste che ha anche una rivendita di generi alimentari. La madre, Luigia, è una filatrice. Il primo a indirizzare Verdi allo studio della musica è il maestro del paese, Pietro Baistrocchi, organista della chiesa di Roncole. A 6 anni Giuseppe studia già l'organo e il pianoforte. Il suo impegno spinge i genitori a regalargli una spinetta. Sin da bambino mostra un talento eccezionale che coltiverà con uno studio intenso. La famiglia, per quanto può, lo sostiene. Il padre e la madre, commercianti e piccoli proprietari terrieri, non certo contadini analfabeti come Verdi vorrà presentarli in futuro, erano ben in grado di comprendere le prospettive che la musica poteva offrire ad un figlio così ben disposto. Dietro l'indiscutibile precocità del giovanissimo Verdi c'è dunque una situazione sociale e familiare favorevole e un ambiente attento a sostenere le doti del ragazzo che si sposta da Roncole a Busseto quando ha appena 10 anni per frequentare il ginnasio. Antonio Barezzi, ricco commerciante all'ingrosso, appassionato di musica e di bel canto e direttore della filarmonica, lo aiuta negli studi. Negli anni del ginnasio, Verdi suona regolarmente l'organo nella chiesa di Roncole e a 12 anni comincia a frequentare le lezioni di Ferdinando Provesi, maestro di cappella nella collegiata di San Bartolomeo, per imparare i principi della composizione e della pratica strumentale. Comincia a comporre giovanissimo, tra i 13 e i 18 anni, marce per banda, come scrive lui stesso, alcune sinfonie, 5 o 6 concerti e alcune variazioni per pianoforte, serenate, cantate e vari pezzi di musica sacra. Alla fine del 1829, Verdi completa gli studi con il maestro Provesi, il quale dichiara di non avere più nulla da insegnargli. Il ragazzo è già un apprezzato membro della Filarmonica di Busseto. È lui stesso a parlarci dei suoi primi anni in un abbozzo di autobiografia dettata nel 1879 all'editore Giulio Ricordi, che ancora oggi è la fonte principale per lo studio della sua vita e della sua opera. Ma non si può capire il compositore senza ricordare il Verdi bambino e adolescente, cresciuto nelle nebbie della bassa Parmense, sulle rive del Po e nella dimensione strapaesana di una cittadina di provincia. Dobbiamo immaginarlo nei freddi pomeriggi invernali, alle prese con l'organo, circondato dai grandi profeti dipinti ad affresco da Michelangelo Anselmi sulle mura della collegiata di Busseto o in Santa Maria degli Angeli, appena fuori paese, davanti ad un capolavoro della scultura quattrocentesca come il Compianto sul Cristo Morto di Guido Mazzoni.
Un'opera in cui il pathos, la forza espressiva nei volti dei personaggi, nei loro gesti e una parossistica drammatizzazione della scena sacra non potevano che lasciare un segno profondo in un giovane sensibile alla suggestione dell'arte che vivrà in pieno gli anni del romanticismo e che trasformerà il melodramma in epica nazionale. Se la biografia di Verdi segue dal principio alla fine il percorso che vedrà nascere lo Stato italiano e che lo vedrà anche come uno dei protagonisti della storia patria, il giovane musicista non poteva non sentire l'atmosfera che si respirava in quegli anni nella penisola. Pur nella quieta e sonnacchiosa atmosfera del Ducato di Parma, dove una mite restaurazione e la politica accorta di Maria Luisa d'Austria, figlia dell'imperatore Francesco I ed ex imperatrice di Francia in quanto seconda moglie di Napoleone, erano riuscite a conservare il meglio delle innovazioni napoleoniche. Se al bambino concentrato sulla tastiera sarà arrivata solo un'eco lontana delle prime esperienze carbonare napoletane e piemontesi del 1820 e del 21, il giovane uomo già avviato sulla strada del successo non poteva restare indifferente di fronte alle insurrezioni anti-austriache del marzo del 1831 che dalla Modena di Ciro Menotti infiammarono Bologna, la Toscana e il Ducato di Parma, costringendo anche Maria Luisa ad una fuga precipitosa. Primi vagiti di quella rivoluzione nazionale che porterà di lì a 30 anni alla formazione del Regno d'Italia e che vedrà Giuseppe Verdi culturalmente ed emotivamente coinvolto. Il giovane Verdi, pur cresciuto in una famiglia tradizionalista, respira a Busseto un'atmosfera già impregnata dall'idea nazionale. Il suo maestro, Ferdinando Provesi, era un giacobino anticlericale e il suo protettore, Antonio Barezzi, aveva subito fortemente le suggestioni di una Francia rivoluzionaria ed imperiale. In questo momento, però, il ragazzo è concentrato soprattutto sulla musica e ben presto Busseto comincia a stargli stretta. Così, incoraggiato dal Barezzi, prende la strada di Milano ad appena 18 anni. Però il conservatorio, che oggi porta il suo nome, gli chiude la porta in faccia per superati limiti di età. Grazie alle amicizie di Barezzi, Verdi viene accolto come allievo privato da Vincenzo Lavigna, maestro concertatore alla Scala, e frequenta il coro della Società Filarmonica, diretta da Pietro Massini. Ma soprattutto sottoscrive un abbonamento alla Scala. Comincia, insomma, a frequentare il mondo della musica milanese, la piazza più importante in Italia e tra le principali in Europa. E si aggiorna così sulle novità musicali dell'Italia di allora. Quando Giuseppe Verdi arriva a Milano da studente per studiare musica, trova un panorama estremamente fervido, in grande movimento. Rossini ha smesso di comporre opere nel 1829 con il Guglielmo Tell, sono gli anni di Vincenzo Bellini, la norma, ma Bellini muore presto nel 1835, sono gli anni di Donizetti, Donizetti ha un grandissimo successo anche internazionale, sono anni in cui si discute se l'estetica del bello ideale, che è in fondo l'estetica rossiniana, debba essere ancora l'estetica dominante o se invece debbano sorgere nuovi impulsi, nuovi fermenti, nuove tematiche. Verdi studia molto, studia le tecniche della musica, ma studia anche grandi opere, studia Haydn, studia Mozart, studia soprattutto il Don Giovanni, è un musicista estremamente ferrato agli inizi della sua carriera. Però, per poter continuare, Verdi ha bisogno di soldi. La borsa di studi che gli ha accordato il Monte di Pietà di Busseto e il sostegno del Barezzi sono appena sufficienti. Così, alla morte di Provesi, il suo primo maestro, torna nella sua terra per assumere gli incarichi di direttore della scuola di musica, maestro di cappella e organista. Ci riesce superando un concorso e meschine rivalità locali. Alla fine del 1835 diventa direttore della Filarmonica di Busseto con un contratto di 3 anni. Comincia allora a pensare alla sua prima opera che di lì a poco vedrà la luce. Sono
Sono anni intensi anche sul piano personale. Già prima del soggiorno a Milano aveva cominciato a dare lezioni di canto e di pianoforte alla figlia di Barezzi, Margherita, di cui aveva finito per innamorarsi. I due si sposano nel 1836 e di lì a poco si trasferiscono a Milano. Il 26 marzo 1837 nasce la prima figlia, Virginia Maria Luigia. Poco più di un anno dopo, nel luglio del 1838, il maschietto, Icilio Romano. Due vite brevissime che lasciano nel maestro una profonda ferita. Muoiono entrambi ad un anno e mezzo di età, ma non sono i primi gravi lutti di Verdi, che aveva già perso una sorella appena 17enne, e non saranno gli ultimi. Eppure l'avventura musicale prosegue. Nel 1838 Verdi compone due sinfonie e una raccolta di sei romanze e lavora alla sua prima opera. Allo scadere del triennio lascia il suo incarico di Busseto e si stabilisce definitivamente a Milano. Lì trova un suo equilibrio. Frequenta soprattutto la zona tra il Duomo e la Scala, dove abitano le famiglie aristocratiche e dove i possidenti hanno la loro residenza. È la Milano dominata dagli austriaci, che ospita la sede del rappresentante dell'imperatore, il viceré, arciduca Ranieri, assistito dal governatore, conte Hartig, e dal governatore militare, maresciallo Radetzky. Una città ancora lontana dal trasformarsi in quella metropoli industriale che diventerà nell'ultimo quarto di secolo, polo di attrazione di una massiccia emigrazione proveniente dalle zone rurali di tutta la penisola. Nel 1839, il 17 novembre, l'esordio alla Scala con Loberto, conte di San Bonifacio, su un testo originale di Antonio Piazza, riveduto e corretto da Temistocle Solera, un librettista con cui Verdi avrà una lunga collaborazione. Già in questa prima opera ci sono degli elementi che costituiranno il segno distintivo dell'arte di Verdi, una mescolanza di forza, veemenza, energia che avvicina la musica e la drammaturgia di Verdi al romanticismo letterario e pittorico europeo. Un lavoro di stampo donizettiano, ma con alcune particolarità drammatiche che fanno subito presa sul pubblico milanese. L'opera viene rappresentata 14 volte. Bartolomeo Merelli, l'impresario della Scala, capisce subito di trovarsi davanti ad una vena da sfruttare e offre al giovane compositore un contratto per altri tre lavori. Mentre lavora alla seconda opera, il 18 giugno del 1840, la moglie Margherita muore, probabilmente di meningite, ha appena 26 anni. Verdi è segnato dall'evento. La qualità della musica che sta scrivendo ne risente. Il finto Stanislao o Un giorno di regno, un'opera buffa, va in scena con esiti disastrosi il 5 settembre del 1840. Dopo la prima viene tolta dal cartellone. Verdi medita di abbandonare la scena operistica, ma per fortuna cambia idea e in un certo senso era già prigioniero della propria arte. Così, 18 mesi dopo, vede finalmente la luce una nuova opera. Il Nabucco è un grande successo. Era stato ancora una volta Merelli a convincerlo a non abbandonare la lirica, consegnandogli personalmente il testo di soggetto biblico scritto da Temistocle Solera e rifiutato dal compositore Otto Nicolai. C'è un racconto molto colorito sulla genesi del Nabucco. Ancora scosso dalla tragedia familiare, Verdi ripone il libretto senza leggerlo. Ma una sera, per spostarlo, gli cade in terra e si apre, caso vuole, proprio sulle pagine del Va Pensiero, il brano del Salmo biblico 137, che diventerà il coro più famoso dell'opera italiana. La testimonianza è dello stesso Verdi. Scorro i versi, scrive, e ne traggo una grande impressione.
Il maestro non prende sonno, legge tutto il libretto e decide di lavorarci. Un giorno un verso, un giorno l'altro, una volta una nota, una volta una frase. Poco a poco l'opera prende corpo e si realizza. È un racconto troppo bello per essere vero. Il Nabucco va in scena il 9 marzo 1842. L'accoglienza del pubblico della Scala è trionfale. L'opera viene replicata ben 64 volte, solo nel suo primo anno. Nei 3 anni successivi viene rappresentata a Vienna, Lisbona, Barcellona, Berlino, Parigi e Amburgo. Nel 1848 è la volta di New York e nel 1850 di Buenos Aires. Con Nabucco la carriera di Verdi prende il volo. Sotto il profilo musicale l'opera presenta ancora un impianto bel cantistico, ma dal punto di vista teatrale è un'opera riuscita. Lo sviluppo dell'azione è rapido e incisivo. Alcuni personaggi sono fortemente caratterizzati sotto il profilo drammaturgico, così come il popolo ebraico, che si esprime in forma corale, unitaria, vero protagonista di questa prima creazione verdiana. Va pensiero è un momento sublime, veramente di musica che allo stesso tempo ti raggiunge, ti tocca varie corde del tuo corpo, quelle intellettuali, quelle invece più viscerali, ed è appunto, è un pensiero, quindi da vivere quasi senza respiro, proprio in apnea. È un sogno, è un ideale, è una speranza, è un sentimento che ognuno vive fra sé. È tutto in sottovoce, è un pianto. Anche il momento di massima espansione, o mia patria, non è mai da vivere, da interpretare, ripeto sempre secondo me, a cavallo, con fucili, o mia patria, adesso vengo lì e ammazzo tutti in difesa della nostra patria. Io ho sempre visto un sentimento diverso, cioè un eroismo diverso, ecco, l'eroismo della persona normale che purtroppo gli eventi costringono a fare l'eroe. Forse è proprio qui l'elemento di maggior successo dell'opera. L'oppressione degli ebrei diventa per il pubblico milanese quella del popolo italiano. Il coro diventa un inno contro l'occupante austriaco, diffondendosi rapidamente in Lombardia e nel resto d'Italia. Il pubblico aveva bisogno proprio di questo, di una musica patriottica, in grado di intercettare un sentimento diffuso. Timidi esempi di patriottismo musicale c'erano già stati negli anni precedenti, ma nulla di simile al Nabucco. Che cosa succede in quegli anni 30? Rossini ci ha salutato con il coro finale Liberté, Liberté del Guglielmo Tell. Primi spunti di tematiche nuove che noi possiamo chiamare oggi vicine allo spirito del Risorgimento ci sono in Bellini, il coro Guerra, guerra dalla norma, il duetto Suoni la tromba intrepido dai Puritani. Nella metà degli anni 30 esce la filosofia della musica di Giuseppe Mazzini che affida molte speranze per una musica nazionale, patriottica a Donizetti, speranze mal riposte. Evidentemente doveva essere Verdi l'autore della colonna sonora delle aspirazioni nazionali, ma in modo non dichiarato tra le rigide maglie della censura imperiale. D'altra parte, a Milano frequenta gli ambienti liberali, a cominciare dal salotto letterario della contessa Clara Maffei, luogo di incontro di numerosi patrioti. Il percorso che farà di lui il cantore della libertà e dell'unificazione e uno dei protagonisti del Risorgimento inizia da qui, dalla Milano degli anni 40 e dai versi del Va pensiero.
Noi non possiamo renderci conto di cosa abbia significato in quegli anni il Vapensiero. Se ancora oggi può emozionare gli italiani, beh, dobbiamo pensare che al funerale di Verdi del 1901 il Vapensiero è stato cantato da migliaia di persone, ma spontaneamente in piazza a Milano lungo le strade, accompagnando il feretro di Verdi. Forse si può osare dire che Verdi con Nabucco ha cominciato a incontrare quello che i tedeschi chiamano lo Zeitgeist, lo spirito del tempo, lo spirito del tempo. Era l'Italia di allora che aspettava il Nabucco e né il pubblico né Verdi forse avevano potuto immaginare un tale esito. Certamente c'è il Vapensiero. No, il Vapensiero che con quel verso O mia patria, sì bella e perduta, lì scatta qualcosa in più, no? Quell'emozione incredibile e unica che può dare al pubblico l'unione di un certo testo con una certa melodia. Certamente il Nabucco è un successo tale per cui dal Nabucco Verdi comincia a vivere quelli che lui stesso chiamerà anni di galera, che in realtà possiamo cominciare a chiamare anche anni di formazione, perché si succedono una dopo l'altra le opere e già si intravedono dei caratteri forti di novità. 16 anni di galera, scriverà la contessa Maffei, imprigionato continuamente a scarabocchiare note, sono parole sue, per tirar fuori almeno un'opera all'anno con ritmi di lavoro sfiancanti. Sei mesi per comporre e mettere in scena i due Foscari, 3 mesi e mezzo per Giovanna d'Arco, 6 mesi per Alzira. I Lombardi alla prima crociata va in scena alla Scala l'11 febbraio del 1843. Con Ernani, nel marzo del 1844, debutta a Venezia e conquista il pubblico della Fenice. Il libretto, in questo caso, è del veneziano Francesco Maria Piave, che scriverà per Verdi ben 9 opere e alcune di quelle di maggior successo. Di Piave è anche il testo dei due Foscari, l'opera con cui, nel novembre del 1944, Verdi debutta a Roma al Teatro Argentina. Nel febbraio del 1845 torna alla Scala con Giovanna d'Arco, di nuovo di Temistocle Solera, da Schiller. Qualche mese dopo, in agosto, è a Napoli, al San Carlo, con Alzira, da Voltaire, il cui testo è di un consumato librettista, Salvatore Cammarano, autore, per esempio, della Lucia di Lammermoor di Donizetti. Non è facile, dopo il Nabucco, mantenere il livello, ma già a proposito dei Lombardi alla prima crociata, uno scrittore contemporaneo osservava: se il Nabucco ha creato la reputazione di questo giovane, i Lombardi l'hanno confermata. Eppure, questi sono anni non privi di frustrazioni per il giovane musicista, spesso demoralizzato, perché capisce che in alcuni casi compone opere che oggi potremmo definire minori, scritte in fretta e furia, con pagine di acceso lirismo e una lucida visione delle dinamiche teatrali, ma che non mostrano ancora una piena maturità e in gran parte si adagiano su schemi legati alla tradizione melodica. Creazioni di successo rappresentate in molti teatri, composte su commissioni, una dopo l'altra, ma non sempre sorrette da una genuina ispirazione. Nel 1845, in aprile, a proposito dei due Foscari, Verdi scrive: «Non vedo l'ora che passino questi 3 anni. Devo comporre 6 opere e poi addio a tutto». Le cose in realtà non stanno proprio così. In questo periodo Verdi acquisisce una piena padronanza dei diversi elementi dell'opera. Io ho avuto la fortuna di dirigere in periodi molto ravvicinati sia l'Attila a Bologna che i due Foscari a Milano in Scala e devo dire con grande gioia perché sono Verdi e veramente dirigere Verdi è un'esperienza di vita, un'esperienza oltre che ovviamente musicale. Io sono sempre stato abbastanza contrario a definire il primo Verdi inferiore al Verdi che sarà poi, perché devo dire che Verdi ha avuto uno sviluppo costante nell'arco di tutte le sue composizioni, quindi c'è stato un cambiamento, uno sviluppo soprattutto del suo modo di gestire il materiale musicale. Attila, ad esempio, è un'opera a suo modo molto innovativa, perché in Attila Verdi
sperimenta il sovrannaturale, tutto il sogno di Attila, oppure tutto quel grande concertato nel secondo atto in cui scompare la luce, che poi ovviamente non è uno scomparire della luce perché qualcuno spegne l'interruttore, è un buio metafisico, non è assenza di luce. In Attila sperimenta anche il rapporto con la natura, tutta la tempesta. Verdi non ne fa una descrizione pittorica, e in questo si sente anche ancora il rapporto stretto con Rossini. La sua tempesta è una tempesta affettiva, è una tempesta morale. E nei Due Foscari, forse per la prima volta, Verdi ci descrive il peso del potere, quanto l'uomo di potere possa essere schiacciato e soffocato dal potere. È un'opera in cui il direttore d'orchestra può sperimentare tanti colori. Ecco, è un'opera che mi ha sempre affascinato più che per la bellezza melodica, per i colori, le atmosfere, le tinte. È un'opera molto scura. L'Attila, presentato alla Fenice il 17 marzo del 1846, e ancora di più il Macbeth, con cui debutta a Firenze alla Pergola nel marzo del 1847, già prefigurano il Verdi della piena maturità e segnano una netta evoluzione nella musica, nel dramma, nello stile, nel trattamento dei soggetti, nella violenza dei sentimenti, nelle allusioni patriottiche alle quali i testi si prestano. È questo il punto. Quando glorifica la liberazione dei luoghi santi nei Lombardi, Verdi allude ad un'altra liberazione, e quando in Ernani mette in scena una cospirazione contro il sovrano, il pubblico pensa all'imperatore d'Austria. È chiaro che Verdi cerca coscientemente di far vibrare la corda patriottica del suo pubblico. Diventa il bardo dell'Italia, alla ricerca della sua emancipazione e della sua unità, il cantore e l'eroe della rivoluzione nazionale. Le opere cosiddette risorgimentali di Verdi sono soprattutto le prime opere. È chiaro che nel 1847 a Firenze, quando debutta il Macbeth, il pubblico fiorentino non pensa che il coro del quarto atto, Patria oppressa, il coro dei profughi scozzesi vinti dagli inglesi, siano gli scozzesi vinti dagli inglesi secoli prima. No, la patria oppressa è l'Italia che è la patria oppressa. Dunque scatta questo rapporto proprio di incontro, no? E di moltiplicazione degli effetti e delle emozioni. E nel pieno della Repubblica Romana, che pochi mesi dopo sarà stroncata, ma veramente nel sangue con i combattimenti al Gianicolo, Verdi riceve una commissione di scrivere un'opera politica da Mazzini, da Garibaldi. E il 27 gennaio del 49, al Teatro Argentina di Roma, va in scena la Battaglia di Legnano, no? L'Italia dei comuni che si coalizzano contro il Barbarossa, un episodio di secoli prima, e deve essere di ispirazione per l'Italia di oggi, che deve essere costruita con la stessa unità. La serata è un trionfo. Verdi viene portato a spalla al suo albergo, e se c'era un compositore a cui chiedere un'operazione del genere, quello non poteva essere che Giuseppe Verdi. Siamo nel 1849. In realtà il rapporto Verdi-Risorgimento possiamo anche farlo finire lì. Alla notizia delle cinque giornate tra il 18 e il 22 marzo del 1848, con la cacciata degli austriaci da Milano, Verdi, che era a Parigi, decide di tornare. Ma la sconfitta della prima guerra d'indipendenza segna un ripiegamento nelle ambizioni dei patrioti. Gli austriaci hanno ripreso il pieno controllo di Milano e di Venezia. I sovrani italiani sono di nuovo sul trono dei loro stati, grandi e piccoli. Tra i liberali italiani si diffonde una sorta di senso di sconforto, un sentimento che con una bella espressione è stato definito il sole nero della malinconia. Indubbiamente il sole nero della malinconia ha coinvolto anche Verdi. Il Verdi risorgimentale finisce lì,
finisce con la prima guerra di indipendenza, quando l'Italia è ancora tutta da fare. Però sono questi gli anni in cui a Verdi si aprono le porte dei teatri delle grandi capitali europee. Già dal 1843, con la messa in scena del Nabucco e dell'Ernani, aveva conquistato Vienna, dove il direttore musicale era Donizetti, pronto a riconoscere senza invidia il talento del collega più giovane. Ma gli impresari dei teatri europei vogliono delle opere prime. I Masnadieri, melodramma tragico in quattro atti, va in scena a Londra, al Teatro di Sua Maestà, nel luglio del 1847, con la voce di Jenny Lind, la diva del momento, l'usignolo svedese, come era soprannominata, e al cospetto della regina Vittoria. In quell'occasione Verdi incontra Giuseppe Mazzini, esule nella capitale britannica. Nel novembre dello stesso anno debutta all'Opéra di Parigi con Gerusalemme, adattamento francese dei Lombardi alla Prima Crociata. Parigi già da un po' di tempo è la città di Verdi, che lo ha nominato cavaliere della Legion d'Onore. Ma questa città non è stata scelta da Verdi per motivi professionali. In realtà Parigi consente a Verdi di vivere tranquillamente una relazione affettiva importante senza essere turbato dalle male lingue. Con Giuseppina Strepponi si erano conosciuti nell'aprile del 1839, quando la cantante avrebbe dovuto interpretare il ruolo della protagonista nella prima opera di Verdi, L'Oberto. Si incontrano nuovamente a Milano e poi al Regio di Parma, quando la Strepponi è nel cast del Nabucco. Le messe in scena di Parma sono un vero trionfo per Verdi, anche dal punto di vista personale, perché il padre Carlo vi assiste e tocca con mano il successo raggiunto dal figlio. È allora che inizia la lunga relazione fra il compositore e la cantante, che ha solo 26 anni, ma da un punto di vista professionale è già sul viale del tramonto. Nel 1843 Giuseppina Strepponi ha già affrontato le prove più dure. Orfana di padre a 17 anni, a 18 debutta e conquista il pubblico grazie alla sua voce e alla sua presenza scenica. A 20 anni ha già solcato i palchi più prestigiosi della penisola, interpretando i grandi ruoli operistici di Rossini, Bellini e Donizetti. Il successo le permette di mantenere la madre e le sorelle. Una carriera folgorante, segnata però da gravi disavventure personali. Ai tanti viaggi e alle tensioni cui sottopone i suoi nervi e la sua voce vengono presto ad aggiungersi gli effetti devastanti di diverse gravidanze dovute ad una serie di relazioni passeggere. Fatto sta che è una donna straziata, depressa, con una voce che dà segni evidenti di stanchezza, quella che Verdi ritrova per le prove del Nabucco, ma è una donna che conserva ancora una bellezza commovente. Lo stesso Verdi è un uomo duramente provato, ha da poco perso moglie e figli. Di certo resta turbato da questa figura di donna che più tardi servirà da modello alla Violetta della Traviata. È allora, intorno al 1843, che comincia una relazione destinata a durare per tutta la vita e a incidere profondamente sulla storia umana e professionale di Giuseppe Verdi. Io ho un moto di ammirazione sempre per Giuseppina Strepponi, una cantante importante, una donna che accetta la convivenza con Verdi senza essere sposata per 17 anni fino al 1859, quando un po' appartati si sposano, ma non con grande pompa, si sposano in un paese della Savoia e che poi si comporta da allora come davvero un interlocutore molto importante per Verdi. Giuseppina Strepponi finisce la sua carriera, assume un ruolo tale per cui molti interlocutori di Verdi si rivolgono a lei per sentire gli umori, le intenzioni, i malumori del maestro e svolge un ruolo molto importante anche per proteggerlo. È una donna che io ritengo fondamentale per l'equilibrio della maturità di Verdi. Accanto alla Strepponi, dal 1844, ad accompagnare il cammino professionale di Verdi, c'è anche un giovane musicista, Emanuele Muzio.
Nato a Gibello, nel Ducato di Parma, e figlio di un ciabattino che si era trasferito a Busseto, di 8 anni più giovane di Verdi e suo unico allievo, Muzio rinuncia presto alle sue ambizioni di compositore per aiutare il maestro come segretario e come factotum, ma anche nella preparazione delle scene, nella messa in scena, soprattutto all'estero, nelle trascrizioni e nella preparazione delle nuove partiture. Verdi e la Strepponi lasciano Parigi, dove vivevano da 2 anni More e Uxorio, come diremmo oggi, nel luglio del 1849. Verdi torna a Busseto per lavorare alla Luisa Miller, una produzione per Napoli, che andrà in scena nel dicembre del 1849. Un'opera importante per l'evoluzione del suo stile. L'orchestrazione si fa più raffinata, il recitativo più incisivo, ma soprattutto qui il compositore scava nella psiche della protagonista come non aveva mai fatto. Anche nell'opera successiva, Stiffelio, rappresentata per la prima volta al Teatro Grande di Trieste nel 1850, Verdi porta avanti quel lavoro di caratterizzazione psicologica già iniziato con Macbeth. Non si tratta più di opere corali dove il protagonista è al plurale. Verdi passa a storie d'amore, a soggetti privati, al melodramma borghese che segna gli anni della sua piena maturità. Se è vero che nelle prime opere Verdi utilizza gli elementi dell'opera italiana, l'aria, il duetto, l'ensemble, secondo schemi tradizionali, il cosiddetto codice Rossini, è anche vero che già negli anni 40 le sue composizioni mostrano motivi nuovi. Ernani, per esempio, presenta una vicenda ricca di colpi di scena, incentrata su un triplice amore che dà la possibilità a Verdi di approfondire il carattere dei personaggi, iniziando ad affrancarsi dall'influsso dei compositori del primo Ottocento. Nella stanza attigua, chi dorme? Il re dal figlio! Ma è Macbeth a segnare un passaggio decisivo, un'opera piena di spunti originali. Nella scena del pugnale, nel duetto che segue all'assassinio di Duncan, le forme trascendono il codice Rossini. È già un Verdi pienamente maturo. Non è vero che bisogna aspettare la trilogia popolare di Rigoletto, Trovatore, Traviata per avere il grande Verdi, perché il grande Verdi c'è in Ernani, il grande Verdi c'è in Macbeth. C'è soprattutto una ricerca continua, inesauribile di Verdi, di soggetti. Verdi legge tantissimo, è un uomo che ha una cultura teatrale e letteraria insaziabile. Legge i grandi drammaturghi a lui contemporanei, legge Shakespeare, appunto, il Macbeth, legge Voltaire, legge Victor Hugo e sarà la nascita del Rigoletto. La ti incontrai, mi piacque di te chiedere, e intesi che qui stai. Rigoletto non è la prima opera di Verdi da un testo di Victor Hugo. Già l'Ernani era stata tratta da una pièce teatrale del grande romanziere, ma certamente il Rigoletto segna un balzo nell'opera di Verdi. Con Rigoletto, Verdi entra davvero nella grande tradizione operistica. Rigoletto che non è pensabile senza Mozart, perché in Rigoletto abbiamo la comicità, la leggerezza, la commedia, la festa, la tragedia. Abbiamo il cinismo libertino del Duca di Mantova che fa innamorare Gilda e il sentimento della vendetta di Rigoletto, il gobbo, deforme, il buffone di corte che assolda un sicario per far uccidere il duca che ha sedotto la giovane figlia, l'unica sua figlia. Chi è più colpevole? Il duca che seduce o Rigoletto che assolda un killer? Essendo in qualche modo causa indiretta della morte di Gilda, perché Gilda, la sua figlia, quando capisce che sparafucile, il killer, l'assassino, ha intenzione, questo è l'accordo stipulato con Rigoletto, di uccidere il duca, preferisce andare lei incontro al pugnale di sparafucile.
e lei sarà messa nel sacco. E quando Rigoletto scopre la figlia morente, lì è un momento di disperazione totale di questo padre. Rigoletto è la prima di una serie di tre opere che consolidano la fama del maestro. Con il suo tentato regicidio e le sue sordide trame, l'opera rischia di subire la stessa sorte che era toccata a Stiffelio. Per evitare lo stop della censura, Verdi trasforma il re in un duca e l'opera, presentata alla Fenice nel marzo del 1851, viene accolta da interminabili ovazioni. È un trionfo. Alcune delle sue arie, estremamente orecchiabili, diventano successi popolari, pezzi da hit parade, diremmo oggi. Ma il Rigoletto è un'opera innovativa, soprattutto sotto il profilo drammaturgico e musicale. Il protagonista è un buffone di corte, un emarginato sociale. La dimensione emotiva dei personaggi emerge da una partitura tutta al servizio del dramma, di grande bellezza melodica. Azione e musica si rincorrono in una vicenda che ha un ritmo incalzante, senza ombra di cedimenti. Al Rigoletto fanno seguito altri due capolavori, Il Trovatore e La Traviata. Sono le tre opere che formano la cosiddetta trilogia popolare, con cui Verdi raggiunge l'apice della sua carriera. Ormai il maestro Enrico non deve più preoccuparsi delle committenze, può finalmente scrivere un'opera senza l'incubo del contratto già siglato. Non sorprende quindi che in queste condizioni di vita prendano forma le sue creazioni più riuscite. Il Trovatore, la prima delle sue opere scritte senza commissione, va in scena nel gennaio del 1853 a Roma, al Teatro Apollo, ed è un immenso successo. È un'opera di grande originalità, tratta dal dramma omonimo dello spagnolo García Gutiérrez, rappresentato per la prima volta nel 1836 e costruito su una vicenda in fondo povera di avvenimenti, dove i protagonisti sono proiettati verso un futuro gravido di incognite o sono immersi nei ricordi di un passato lontano che li condiziona, li sospinge verso un destino di morte. Con quest'opera, Verdi scrive alcune fra le sue pagine più alte, ricche di pathos e suggestioni tardo-romantiche. Il Trovatore è un'opera misteriosa, un'opera violenta, di contrasti veramente di luce e di tenebre, di conflitti familiari ferocissimi tra fratelli, l'elemento occulto, misterioso, ancora soprannaturale della zingara di Azucena, la lotta tra i fratelli, questo odio. Verdi con Rigoletto e Trovatore ci insegna che l'odio porta alla morte. Questa è una grandissima lezione. L'odio, la vendetta portano alla morte. Nell'inverno del 1851-52, Verdi è di nuovo a Parigi, proprio nei mesi in cui Luigi Napoleone trasforma la Repubblica nel Secondo Impero con una sorta di colpo di Stato. Nel febbraio del 1852 la coppia assiste ad una messa in scena della Signora delle Camelie di Alexandre Dumas il Giovane. Verdi ne resta sconvolto. È l'inizio della Traviata. Un'opera che ruota intorno alla storia di una cortigiana travolta dall'amore per un giovane di buona famiglia. Arriviamo a Traviata, che è un'opera eversiva per il soggetto. Verdi voleva che il soggetto di Traviata, cioè la storia di una ragazza che viene dalla provincia a Parigi per fare la prostituta della alta società, fosse ambientata con gli abiti, i costumi del tempo. Per dire, questa storia è una storia nostra, si svolge nel nostro tempo. Dopo lunghe trattative, discussioni, censorie, la prima veneziana viene retrodatata, no? Il pubblico vede un qualcosa in scena con persone vestite di qualche generazione prima, come dire, questo accadeva in passato, adesso non accade più.
Ma i 28 minuti, il primo atto di Traviata dura qualcosa un po' meno di mezz'ora, hanno una tenuta musicale folgorante, non c'è un attimo di calo della tensione e si passa dal preludio con l'anticipazione, come tipico di un preludio, dei temi dell'opera, la festa e la morte, alla festa vera che si svolge nei saloni della casa dove abita Violetta, all'innamoramento, al grande fuoco d'artificio finale della sua aria, sempre libera del Gio, no? Follie, follie, sempre libera del Gio, dove Verdi unisce due registri vocali, la grande agilità brillante e la drammaticità. La Traviata va in scena a Venezia il 6 marzo del 1853. È un fiasco. L'opera, che sarà la più eseguita fra tutte quelle di Verdi, viene accolta dai fischi. Il pubblico non capisce, percepisce l'immoralità del soggetto e non si identifica con la protagonista nell'estremo, nobile sacrificio di una donna perduta. Ma Verdi non deve attendere a lungo per assistere ad un capovolgimento d'opinione. Nelle messe in scena successive, il fiasco si trasforma in un trionfo. A questo punto, Verdi è davvero una star. Certamente quella che noi chiamiamo la trilogia popolare, la successione impressionante tra 1851 e 1853 di Rigoletto, Trovatore, Traviata, fa raggiungere a Verdi un'altezza drammaturgica che non è esagerato paragonare all'altezza di uno Shakespeare. Musicalmente c'è una capacità di delineare i personaggi mai con l'accetta, ma con molte sfumature. E c'è la capacità, come scrisse Massimo Mila, di balzare in groppa l'anima del pubblico e di portarsela dove vuole lui. Nel maggio del 1848 Verdi acquista a Sant'Agata, nel comune di Villanova d'Arda, qualche chilometro a nord di Busseto, una proprietà che comprende un'abitazione, edifici annessi e un terreno che negli anni si trasformerà in una vasta proprietà con 8 fattorie. E vi sistema i genitori giunti ormai all'età della pensione. La villa è in una zona umida e nebbiosa d'inverno e calda d'estate, di fianco al fiume Ongina, un affluente del Po che è vicinissimo. È questo il Buon Retiro di Verdi, il luogo in cui è felice di vivere con Giuseppina Strepponi e in cui compone i suoi capolavori. Però, in quei primi anni 50, alcune questioni familiari turbano la serenità del maestro, in particolare il modo in cui si comportano gli abitanti di Busseto nei confronti della Strepponi, compresi i genitori, soprattutto il padre. Non vuole che il figlio viva senza essere sposato con quella che lui considera una cortigiana. Il distacco si acuisce. Nel 1851 i genitori di Verdi sono costretti a lasciare Sant'Agata. Il maestro trova loro una casa e li aiuta economicamente. Ma la mamma, Luigia Ottini, muore pochi mesi dopo, a 63 anni, provata anche dal conflitto che contrapponeva il marito e il figlio. Non può trattarsi di una coincidenza se tutte le opere scritte fra il 1849 e il 1853, Luisa Miller, Stiffelio, Rigoletto, Il Trovatore, La Traviata, raccontano storie di donne, come è stato scritto, arrivate al dolore a causa della trasgressione sessuale, reale o percepita. Molti critici pensano che la scelta di questi soggetti da parte di Verdi sia influenzata dalla sua passione inquieta verso la Strepponi. La tenuta di Sant'Agata, però, è il luogo in cui Verdi sta bene e dove si trasferisce definitivamente. Riaffiora prepotente in lui il fascino della campagna, di quella campagna che lo aveva visto bambino. La fattoria lo assorbe per gran parte del tempo. E col passare degli anni l'amore per i campi diventa quasi una mania. In una lettera alla contessa Maffei scrive: «Non sto facendo nulla, non leggo, non scrivo. Cammino nei campi dalla mattina alla sera, cercando di recuperare, finora senza successo,
dai problemi di stomaco che mi ha causato i Vespri siciliani. Maledette opere. Le lettere indirizzate al fattore sono una riprova di quanto Verdi fosse esperto in pioppicultura, in allevamento degli animali, in irrigazione dei campi e anche in enologia. Nell'inverno del 1856 a Sant'Agata, Verdi comincia a lavorare al Simon Boccanegra per la Fenice di Venezia. E alla trasformazione di Stiffelio, massacrato dalla censura, in un'altra opera, l'Aroldo, presentata con successo a Rimini nell'estate del 1857. In marzo, però, il Simon Boccanegra non piace al pubblico veneziano. Sebbene la seconda messa in scena a Reggio Emilia vada meglio della prima veneziana, l'opera dovrà attendere 15 anni dopo una revisione radicale a cui collaborò Arrigo Boito per imporsi definitivamente nel repertorio lirico italiano ed internazionale. Simon Boccanegra penso sia una delle opere più identificative di Verdi. Qua si parla di un uomo cui il potere non interessava. Alla fine del prologo lui viene a sapere che la sua amata è morta e non fa in tempo a piangere una lacrima che subito viene eletto doge, quindi lui è costretto a festeggiare nel momento in cui avrebbe preferito morire. Quindi lui ha su di sé il peso del potere, la solitudine dell'uomo di potere. Poi arriviamo al finale. Finale primo, parlo ovviamente della seconda versione, che è questa sorta di quadro caravaggesco di una violenza inaudita. Tutte le varie fazioni del popolo gridano guerra contro tutto, contro tutti. E che cosa fa l'uomo di potere? L'uomo di potere piange. L'uomo che soffre il potere, che viene schiacciato dal potere. E poi c'è questo duetto veramente straziante con Fiesco, i due vecchi che si ritrovano e si ricongiungono. Poi Simone canta sempre sui bemolle, altra cosa che mi aveva colpito. Lui ha sempre queste tonalità si bemolla e se non erro nel primo duetto con Fiesco. Fiesco canta in do diesis, Simone gli risponde in re bemolle. Poteva benissimo continuare in do diesis. Muore in la bemolle, se non erro. Queste sono delle suggestioni mie personali quando mi ricordo studiavo la partitura, però mi piace pensare che tutto sia voluto da Verdi. A gennaio del 1858, insieme alla Strepponi, Verdi è a Napoli per lavorare alla musica del libretto dell'opera Le Bal Masqué, che nel corso di un anno sarebbe diventato un ballo in maschera. Verdi incappa ancora nella censura. È quasi certo che il libretto sarà proibito. Allora, non avendo speranza di vedere il suo ballo in maschera, messo in scena come scritto, rompe il contratto. Quasi panco, uccel non lo deggio. L'opera approda a Roma, ma anche qui il soggetto è considerato oltraggioso. La trama era tratta da una storia vera. Nel 1792 Gustavo III, re di Svezia, era stato colpito a morte da un uomo di corte durante un ballo. Verdi è costretto a spostare l'azione dalla Svezia a Boston, trasformando il re in un governatore. Una storia che si presta ancora oggi ad adattamenti e attualizzazioni. Il ballo in maschera, per sua natura e anche per sua storia, è un'opera che si presta a trasposizione, trasposizioni temporali, trasposizioni anche fisiche, come dire, di luogo. Io a Bologna la stagione scorsa diressi lo spettacolo che andò in scena in Scala, la stagione precedente, con la regia di Damiano Micheletti. Fu uno spettacolo che fece molto parlare di sé per la sua trasposizione. Lui sviluppò
la vicenda del ballo in maschera in clima elettorale americano. Tante volte, tantissime volte mi è stato chiesto cosa ne pensassi. Secondo me l'elemento indispensabile è capire il senso della musica, perché in Verdi, e io direi in tutti i compositori, la musica è drammaturgia, la musica non è accompagnamento, non è una colonna sonora, la musica è teatro. In fondo era lo stesso Verdi a accettare il cambiamento senza poi sollevare tanti problemi, che si svolgesse in Svezia, che si svolgesse in America, che fosse il re, che fosse il duca, insomma di fatto poco gli importava. A lui quello che interessava veramente è che venissero salvaguardati quelli che sono i rapporti interpersonali tra i personaggi. Questo è presente nella sua musica, la violenza dei rapporti personali, che io dico proprio violenza anche se parliamo della più bella storia d'amore, ma i rapporti se sono vissuti in maniera forte, in maniera passionale fino in fondo, qualsiasi rapporto è forte, è violento. Il 29 agosto del 1859 Verdi e la Strepponi si sposano in un villaggio della Savoia. La cerimonia è celebrata in assoluta segretezza. Testimoni sono il cocchiere che li ha portati lì e il campanaro della chiesa. Tornando a Sant'Agata, siamo nel marzo del 1859, Verdi e Strepponi trovano la città di Piacenza occupata dai soldati austriaci. Un avamposto per contrastare le idee di unificazione. Come è noto, nella seconda guerra d'indipendenza, combattuta dal Piemonte con l'appoggio di Napoleone III, gli austriaci sono costretti a cedere la Lombardia, mantenendo il controllo del Veneto, secondo i termini dell'armistizio firmato a Villafranca. Il patriota Verdi rimane disgustato dalla mancata annessione del Veneto. È ancora lui l'eroe nazionale. Il suo nome diventa il simbolo della lotta italiana per l'indipendenza sotto lo stemma dei Savoia. Lo slogan Viva Verdi viene utilizzato come acronimo per Viva Vittorio Emanuele, Re d'Italia. In quello stesso anno Verdi viene eletto come membro del nuovo consiglio provinciale e nominato a capo di un gruppo di 5 persone che avrebbe incontrato il re a Torino. Lì Verdi stesso riceve grandi attestati di popolarità. Poi incontra Cavour, artefice dell'unificazione. Su insistenza di Cavour, Verdi viene dunque eletto come deputato nel collegio di Borgo San Donnino, l'attuale Fidenza, nel 1861. Nel 1874 viene nominato membro del Senato, ma non parteciperà mai alle sue attività. In fondo, nonostante la passione politica, Verdi resta sempre, prima di tutto, un uomo di teatro, in un'epoca in cui il teatro in Italia è davvero la prima industria culturale. Possiamo tranquillamente affermare che il teatro musicale, il teatro d'opera, è la principale industria italiana dell'Ottocento. Se ne rendono conto benissimo sia Mazzini che Cavour, Mazzini invitando i compositori a usare i teatri per sollevare tematiche patriottiche, Cavour, una volta fatta l'Italia, si rende conto anche dell'importanza economica dei teatri e delle persone che ci lavorano. Un censimento della prima metà del secondo Ottocento ci informa che i teatri in Italia sono oltre 1100 teatri attivi. Sono teatri che producono tantissimo, circa 10.000 sono i titoli operistici dell'Ottocento. Noi ne abbiamo in repertorio 40-50 per dire la proporzione, anzi la sproporzione tra numero delle opere composte e numero delle opere che riescono a superare la mannaia proprio del tempo. Quindi un'industria che chiede continuamente titoli nuovi perché non esiste ancora l'idea del repertorio, cioè di riproporre l'anno dopo il titolo dell'anno prima. Il pubblico vuole novità, novità, novità. Torniamo alla musica con orizzonti sempre più vasti. Nel dicembre del 1860 Verdi riceve un'offerta da parte del Teatro Imperiale di San Pietroburgo.
lavora con Piave su un testo dello scrittore spagnolo Ángel de Saavedra. Ne uscirà La forza del destino, un interessante connubio di elementi comici e tragici, con una netta prevalenza di quelli tragici. L'opera ha un indubbio vigore musicale, anche se appare meno compatta rispetto alla precedente da un punto di vista teatrale, e ha anche una gestazione complessa. Verdi arriva a San Pietroburgo nel dicembre del 1861 per la prima, ma alcuni problemi con la compagnia di canto ne provocano il rinvio. Si dovrà attendere il settembre dell'anno successivo. Ma alla fine, a riprova della fortunata esperienza russa, Verdi viene insignito dell'Ordine di San Stanislao, ma soprattutto viene pagato davvero bene, un compenso di 60.000 franchi oltre alle spese. Verdi è sempre stato attento agli aspetti finanziari dei suoi contratti, assicurandosi che gli emolumenti crescessero con il crescere della popolarità. Per i Lombardi ed Ernani, ad esempio, aveva ricevuto 12.000 lire. Per Attila e Macbeth, invece, 18.000 lire per ciascuna delle due opere. Più avanti, per le opere della maturità, riceve compensi da capogiro. Fedele alla sua origine contadina, Verdi è attento al denaro, ma è anche un uomo molto generoso. Verdi nasce in una famiglia non povera, ma diciamo di un tenore di vita molto attento, molto controllato. Da queste condizioni Verdi diventa un uomo enormemente ricco, un proprietario terriero. Certamente era generoso, certamente era attento a non sprecare i soldi. Gli piaceva spendere, gli piaceva trattarsi bene sia privatamente, ma non per ostentazione, per avere delle cose belle. E gli piaceva molto spendere per costruire, che cosa? I suoi campi, il suo giardino, i suoi cavalli, le sue carrozze. Discuteva coi suoi fattori sulle sementi da comprare, sugli alberi da piantare. C'è questo aspetto terrigno, forte della sua personalità, che non possiamo sradicare. No? C'è quella frase di Verdi, io sono stato e rimarrò sempre un contadino delle roncole di Busseto. Non è soltanto uno slogan, non è soltanto una battuta, c'è questo aspetto. E difatti lui è rimasto a vivere a Sant'Agata, non era certo la casa dove è nato a roncole di Busseto, era la villa di Sant'Agata, ma quello era il suo territorio che molto amava. Il 24 febbraio 1862 torna a Parigi, dove incontra Arrigo Boito, un giovane scrittore con cui inizia una collaborazione che in verità avrà i suoi sviluppi 20 anni più tardi. Verdi era stato invitato a scrivere un brano per l'Esposizione Universale di Londra del 1862. Sarà Boito a scrivere il testo dell'Inno delle Nazioni. Nel 1865 Verdi riceve la commissione per una nuova opera, il Don Carlos, basata sul dramma omonimo di Friedrich Schiller. L'opera riceve giudizi contrastanti. Oggi è considerato uno dei suoi capolavori. Al Don Carlos, Schiller ancora, dove il rapporto conflittuale tra il potere e gli affetti raggiunge delle punte di un'intensità spaventosa con la figura del re che non esita, pur di difendere il potere, a mandare a morte il figlio accusandolo di una congiura. Giuseppina Strepponi ha definito le opere composte da Verdi tra il 1860 e il 1870 come moderne. In realtà, dopo il 1850, Verdi è sempre più insoddisfatto delle vecchie convenzioni. Le opere che vanno dai Vespri siciliani ad Aida del 1871 sono, rispetto alle precedenti, più lunghe e con un cast più ampio. Secondo molti giudizi, la massima maturazione artistica del compositore di Busseto culmina con l'Aida, andata in scena a Il Cairo la vigilia di Natale del 1871. L'Aida matura alla fine degli anni 60.
L'Italia è quasi fatta, il Veneto è stato recuperato nel 1866 e prima della messa in scena dell'Aida anche Roma farà parte del regno. L'opera è il risultato dei contatti fra Verdi e il Khedive d'Egitto, che già dal 1869 aveva tentato di ottenere dal maestro un inno per l'inaugurazione del canale di Suez. Il libretto di Aida, tratto da un testo francese, fu trasformato in versi italiani da Antonio Ghislanzoni. A Verdi fu offerta l'enorme somma di 150.000 franchi. Aida costituisce un ulteriore passo in avanti verso la modernità. Poi arriviamo all'Aida. L'Aida nel 1971, Verdi riceve un compenso colossale per quest'opera, che debutta al Teatro del Cairo per l'inaugurazione del canale di Suez. L'Egitto mostra i muscoli, diciamo, mostra al mondo europeo la sua ricchezza, la sua capacità produttiva. In quest'opera, che doveva essere celebrativa delle glorie dell'antico Egitto, Verdi crea dei caratteri formidabili, soprattutto i due caratteri femminili, il conflitto tra le due donne, Amneris, la figlia del faraone, che dovrebbe essere la sposa naturale di Radames, il condottiero, e Aida, invece, la figlia degli schiavi nubiani vinti, che si innamora di Radames e da lei e da lui è preferita ad Aida. E finirà con questo duetto, la fatal pietra sopra noi si chiuse, il duetto della morte, no? Radames è punito per aver tradito gli egiziani, punito a morte, a morire atrocemente di fame e di sete sotto questa pietra, da questa tomba, dove viene raggiunto da Aida, mentre Amneris sopra di loro li compiange. Ancora una volta affetti privati e ragion di Stato non possono andare insieme. E io mi ricordo questo di Aida, perfino più che la fantastica marcia trionfale. Aida segna tuttavia, per molti versi, un ritorno alle opere precedenti. La trama è centrata sull'amore e sull'eroismo e la musica è orientata alla sensazione e alla spettacolarità. In realtà, Verdi aveva seguito un percorso del tutto autonomo per l'Aida, un'opera intimista, poggiata su una vocalità dalle caratteristiche italiane. E a questo proposito è bene ricordare che la prima opera wagneriana rappresentata in Italia fu il Lohengrin a Bologna, ben dopo la prima esecuzione dell'Aida. Anche se Verdi era già al corrente di alcune innovazioni musicali del compositore tedesco, verso il quale inizialmente non nutriva molta stima. Eppure l'ascolto di Wagner toglie qualche certezza al maestro, che da quel momento entra in crisi. Noi chiamiamo crisi quello che è stato un momento invece fertilissimo di ripensamento, di discussione, anche autocritica. Se dovessimo indicare un luogo e una data per la crisi verdiana, siamo a Bologna nel novembre del 1871, quando lui va a vedere, sperando quasi di restare in incognito, ovviamente non ci riuscirà perché Verdi è Verdi, va a vedere la prima opera di Wagner rappresentata in Italia, il Lohengrin. E in quel momento c'è un fortissimo partito wagneriano in Italia. Wagner è la musica dell'avvenire. Wagner è qualcosa di nuovo rispetto agli stereotipi, allo zumpappà dell'opera, del melodramma italiano. Quella sera a Bologna Verdi ha una reazione lì a caldo, si è portato lo spartito, annota, scrive, tira righe, dice no, non va bene, l'opera è noiosa, è troppo lunga, manca l'azione, per lui manca l'azione, dire che mancava l'azione era la critica più feroce che potesse fare, cioè manca quella sua capacità fulminea, no? Di accendere la miccia, di bruciare le passioni in momenti di accensione folgorante. In realtà era un altro teatro musicale che stava incontrando una grandissima simpatia da parte anche dei giovani intellettuali, dei giovani artisti italiani. Fatto sta che Verdi, dopo l'Aida del 1871 al Cairo, dopo l'incontro con il Lohengrin di Wagner a Bologna, non scrive opere nuove
fino al 1887. Scrive il suo quartetto per archi, l'unico. Scrive la messa da requiem. Rivede lavori precedenti, tra cui Simon Boccanegra, ma opere nuove non ne scrive. Nel 1869 a Verdi viene richiesto di comporre una sezione per una messa da requiem in memoria di Gioachino Rossini. Un lavoro che sarà cominciato, interrotto e ripreso solo 5 anni dopo, non più per Rossini, ma per Alessandro Manzoni, morto nel 1873. La prima esecuzione avviene il 22 maggio del 74 nella chiesa di San Marco a Milano, in occasione del primo anniversario della morte del romanziere. Il soprano lirico drammatico Teresa Stolz, che aveva cantato in diverse opere di Verdi alla Scala, dal 1865 in poi fu la solista in molte esecuzioni del Requiem. Nel febbraio del 1872 canta l'Aida in anteprima europea a Milano e instaura un rapporto personale con Verdi, la cui esatta natura è stata oggetto di maliziose congetture, suscitando l'inquietudine iniziale di Giuseppina. Sono gli anni in cui Verdi inizia a lavorare su Otello, che Boito gli propone privatamente nel 1879 e che debutta trionfalmente alla Scala nel febbraio del 1887. Verdi ritorna a Shakespeare e crea un capolavoro assoluto per concentrazione, intensità, descrizione di questi due protagonisti, Otello e Iago. La ferocia di Iago nell'Otello Boito Verdi è più sconvolgente ancora della perfidia di Iago in Shakespeare. Conosciamo bene il Verdi che sale sul palco della Scala dopo la prima dell'Otello nel 1887. Un anno prima era stato immortalato da Giovanni Boldini in un celebre ritratto. In quegli anni le opere di Wagner, come abbiamo visto, avevano iniziato la loro ascesa nel gusto popolare e molti aspetti wagneriani sembrano spuntare nelle ultime composizioni di Verdi. Alcuni critici hanno invece osservato che nella musica di Otello si trova qualche accenno di verismo, secondo il gusto letterario dell'epoca. È un Verdi inedito quello che, dopo il successo di Otello, commenta: «Ho massacrato eroi ed eroine, ho finalmente il diritto di ridere un po'». Dopo l'Otello si rinnova la collaborazione con Boito e c'è il nuovo colpo di coda del grande maestro, ormai ottantenne, siamo nel 1893 e debutta ancora alla Scala il Falstaff. Opera comica, sì, certo, anche. Opera però sulla malinconia e la solitudine della vecchiaia, soprattutto se non ti vuoi rendere conto che non sei più quello di un tempo, né nel corpo, né nello spirito e magari nemmeno nel portafoglio. Verdi non deve dimostrare niente a nessuno, ovviamente, però si diverte a scrivere questa fuga finale su un testo che dice tutto nel mondo è burla, no? Tutto nel mondo è burla. E lui scrive una fuga, cioè la tecnica di composizione considerata la più colta, la più dotta, quasi l'esame di laurea per ogni compositore. E lui la scrive su un testo che ci ricorda in fondo la nostra fragilità, la nostra transitorietà. Che cosa manca al Falstaff rispetto al Verdi consueto? Manca il personaggio tragico. C'è la malinconia. La sublime malinconia della vecchiaia, questa luce del tramonto, e c'è una scrittura strumentale di un'eleganza magnifica. Come la sua prima opera, anche l'ultima viene messa in scena alla Scala.
è il 9 febbraio del 1893. Per la prima rappresentazione i prezzi dei biglietti furono 30 volte più alti del solito. La famiglia reale, l'aristocrazia, i critici e i protagonisti del mondo della cultura di tutta Europa erano presenti. La performance ha un enorme successo. Vengono richiesti molti bis e alla fine gli applausi per Verdi e il cast durano un'ora. E a tutto ciò segue un tumultuoso benvenuto a Verdi, alla moglie e a Boito quando arrivano al Grand Hotel. Per la prima volta, dopo lo sfortunato Un giorno di regno, l'anziano Verdi si cimentava con il registro comico, ma con il Falstaff aveva accantonato in un sol colpo tutte le convenzioni formali dell'opera italiana, dando prova di una vitalità artistica, di uno spirito aperto alla modernità e di un'energia creativa sorprendenti, soprattutto per un uomo di 80 anni. Il Falstaff è l'ultima opera di Verdi. Dopo il 1893, il maestro intraprende una serie di iniziative filantropiche. Nel 1894 pubblica una musica a beneficio delle vittime del terremoto siciliano. Dal 1895 pianifica e sovraintende alla costruzione di una casa di riposo per musicisti in pensione a Milano, poi di un ospedale a Villanova sull'Arda, vicino a Busseto. Trascorre gli ultimi anni fra Sant'Agata e Milano. Ormai tutti i suoi amici sono morti, Andrea Maffei e sua moglie Clara, Tito Ricordi, Emanuele Muzio, e nel 1897 muore anche Giuseppina. Ora Verdi è solo. La sua ultima composizione importante, il gruppo corale dei quattro pezzi sacri, appare nel 1898. Il mondo che lo circonda cambia in fretta. Nel 1900 Verdi rimane sconvolto dall'assassinio di Re Umberto. Fa appena in tempo a vedere l'alba del nuovo secolo. Muore a Milano il 27 gennaio del 1901, dopo essere stato colpito da un ictus. Viene sepolto con una cerimonia privata nel Cimitero Monumentale di Milano e un mese dopo il suo corpo viene portato nella cripta della casa di riposo. In questa occasione il Vapensiero, diretto da Arturo Toscanini, viene eseguito da un coro di ben 820 cantanti. Una grande folla segue il feretro, forse 300.000 persone. Verdi viene commemorato in tutta Italia, da Milano a Siracusa. La fama del maestro non si è spenta con la sua morte. I meno giovani ricordano ancora il volto del maestro sulle mille lire al fianco della celebre arpa estense, uno dei più antichi strumenti musicali. Tre conservatori sono oggi dedicati a Verdi, come lo sono molti teatri italiani, tra cui quello di Parma, che gli dedica da circa 30 anni un prestigioso festival musicale. In un'ode scritta per la sua morte, Gabriele D'Annunzio immagina il maestro accolto da Dante, Leonardo e Michelangelo, celebra la melodia suprema della patria e invita la sua musica ad attraversare tutta l'Italia per poi fermarsi a Roma. «Getta il più fiero grido e là rimani», canta il poeta abruzzese, e così è stato, perché le note del Cigno di Busseto sono rimaste nelle menti e nei cuori degli italiani e di tutti coloro che amano l'arte.